Ciao ragazzi, sono Esgamer, bentornati nel mio canale. Siamo tornati in questo 19° episodio della carriera con l'Hellas. Quest'oggi faremo veramente tante tante sfide importanti, a cominciare da questa contro la Juve. Però purtroppo nel scorso episodio siamo passati coperta e prema per 2 gol fuori casa. Cioè purtroppo perché abbiamo avuto solo 2 giorni di riposo e quindi capite bene che i giocatori sono morti. E infatti non so quando potremo perderla questa. Poi faremo una sfida contro la Lazio importantissima per la nostra qualificazione in Champions, che ancora è possibile, ragazzi, perché Lazio e Torino stanno tipo quarte, tipo quinta, quarta, quindi in caso di vittoria su entrambe accorceremo tantissimo. E poi i quarti di Europa League contro il Lione. Penso di fermarmi a questa con l'Atalanta, non so se giocarlo o meno. Penso di sì. In classifica quindi siamo settimi, il quarto posto dista ben 9 punti, tantissimo, forse anche di più, visto che la Juve ci farà il culo, però, raga, crediamoci fino alla fine. Purtroppo, come potete vedere, i giocatori sono troppo stanchi. Anzi, che Saka è fresco, poi Oscar non me la rischio di far uscire Pediatren. Diciamo che contro la Juve vorrei provare a pareggiarla, sempre se ci riusciamo. Quindi lascio questi 11, tutto pronto, ci vediamo in campo e forza Hellas. Eccoci quindi in casa davanti ai nostri tifosi, proviamo a non deluderli. Inizia adesso Hellas Verona Juventus. Ecco, già iniziamo bene. Da una parte la squadra che lotta per la Champions, dall'altra quella che lotta per lo scudetto, con Luis Suarez. Quindi là davanti, quindi capite bene, insomma. Sarà veramente tosta. E Lewandowski pure, cioè proprio di male in peggio. Saka in aria. Scarica per Boatu. Oscar, attenzione, no, è Bonaventura. 1-0, quindi al 14° apre le marcature. Dai ragazzi, primo tiro, primo gol. Disattenzione qui in difesa per la Juve. E l'Hellas ne approfitta e passa in vantaggio. Bel passaggio, poi ripassa Boatu. Bonaventura di destra sul terzetto, a porta c'è Perin. In un gioco di parole. Non Szczęsny, quindi sfruttiamo questa cosa. Anche se, ripeto, Lewandowski Suarez sicuramente adesso ci faranno il culo, ma vabbè. Illudiamoci di questa vittoria. Vabbè, non mi cambia giocatore, va bene, va bene. Dove sta bestemmia? Gli ho regalato un corner a caso, per colpa del gioco. Vabbè, e poi segna Matip. Ok, ragazzi, ok. Corner, guarda, mi hanno segnato sul corner che so quei gol che non gli puoi fare niente. Io mi incazzo, perché guarda, a parte che stava libero, portiere qui tranquillo, cioè, guarda il pallone. Matip, raga, è il più scarso che c'hanno. Non mi cambiava giocatore e gli hanno regalato il corner in pratica il gioco, perché cioè, se no io la spazzavo via, non era corner. 1-1, così mi fa incazzare. Primo tiro, primo gol. Dimmi che è regolare. Oscar! Dai però, stiamo attaccando solo noi. Finisce il primo tempo, dai, che palle, oh. Ci serve una vittoria assolutamente, assolutamente. Stesso numero di tiri, anzi, pensavo peggio. Però col sul calcio d'angolo, capito, Merode che gioca una merda. Cambio il giocatore, non me lo cambia. Poi col sul corner, so, è una cosa assurda. Infami guasti, non gli puoi fare niente, ripeto, perché saltano, cioè, che gli fai? Bello, passa la difesa. Boatu contro il portiere, non ci credo. Miracolo qui di Perin. Loro faranno un tiro in gol, guarda. Occhio a Toni Kroos, bravo Radu. Dai ragazzi, 70°, resistiamo. Anche se stiamo giocando meglio noi. Ecco, entra Ronaldo, esce Suarez. Dai, vabbè. Cioè, entra Ronaldo e segna, ok? Kumbulla non lo so che sta a fa. Guarda, guarda, si rigira, che cazzo devi fa? Cioè, raga, non hanno fatto un cazzo. Mi fa incazzare sta cosa. Tocca perderci. Giocano sempre di merda con noi e ci tocca perdere. E vabbè, ecco, Ronaldo qui fa tutto da solo. Dai, ha fatto doppietta in quanto? Ma vaffanculo, va. Finisce qui, raga. Cioè, da 1-0 a 3-1. Ronaldo, cioè, la difesa fa proprio schifo. Scusate l'incazzatura, ma non ne posso più, cioè. Già c'avevamo una squadra di merda. Va, 9 tiri pari, 3 gol ci fanno. La Roma ha pure pareggiato, il Milan ha perso. Niente, raga. Ormai è finita. La vedo brutta la Champions. Ha più 12. Il Torino sta a più 12. No, raga, non esiste. Questa contro Lazio, ok, che dopo abbiamo l'Europa League, però
Almeno questa dobbiamo vincere, raga, guarda i bug. Almeno accorciamo un po'. Lascio tutti i titolari, ovviamente. Cedami in campo e forza Elnas. Allora ragazzi, sto registrando un altro giorno perché ieri già ero nervoso della partita con la Juve, allora ho detto spegniamo, sennò va a finire male. Che succede? Succede che forse FIFA si è rotto perché è già la seconda volta, stavo facendo la partita contro la Lazio, stavo giocando, a un certo punto mi esce, quindi non posso salvare la registrazione perché registro, se esco dal gioco non me la fa salvare. E quindi io che faccio? La rigioco. Quindi la rigioco, vinco per 1-0, gol fantastico tra l'altro su punizione di Bonaventura. E quindi ho detto vabbè dai, sarà stato un caso così. Allora che faccio? Proseguo, non salvo la registrazione, mi gioco questa contro il Lione. Mentre che ne so, sto tipo al 20esimo, mi fa la stessa cosa, mi esce. E quindi adesso ragazzi mi dispiace ma questa con la Lazio è andata persa. Quindi per rimediare ci giochiamo questa col Torino che è sempre uno scontro per la Champions League per il quarto posto, che sta a meno 9, vi aggiorno. Poi, mentre aspettiamo, purtroppo non lo so, spero si risolva a breve sta cosa, vorrei salutare Jacobs16 che me l'ha chiesto oggi, visto che, ripeto, sto registrando l'altro giorno, e Leo Cegati che mi hanno detto mi saluti per favore, ok? Non mi costa niente, se a voi vi fa piacere chiedetemelo ragazzi e tranquilli, lo farò. Adesso quindi abbiamo questa contro il Lione. L'andata dei quarti di Europa League, diciamo che di squadre toste sono rimaste giusto lo United e anche il Lione, se vogliamo considerare squadra tosta, anche perché ho visto c'ha Gaia in game, insomma, il terzino quello del Valencia che cresce tanto, poi c'hanno Bonucci a difesa, bella squadra. Se dovessimo riuscire a passare questa e non becchiamo lo United alle semifinali, diciamo che in finale possiamo anche arrivarci e c'è quindi la possibilità di arrivare in Champions League vincendo l'Europa League, anche se, ripeto, è più difficile. Adesso però pensiamo al presente, c'è cioè questa contro il Lione in casa, dobbiamo subire 0 gol possibilmente visto che la giochiamo in casa. Proviamoci, cedami in campo e forza Elnas. Eccoci quindi qui in casa davanti ai nostri tifosi per proseguire il nostro cammino in Europa League. Inizia adesso Elnas Lione, andata dei quarti. E mi ha ricrashato il gioco, quindi è tipo la terza volta che dico sta frasetta, non gliela faccio mai finire sta partita perché non lo so perché, raga, che gli ha preso. Sto registrando ancora un altro giorno nella speranza che il piccolo problema sia passato e quindi proviamo a fare una partita tranquilla. Oh, comunque 4-5 volte che ristarto sta partita piove sempre, è una roba assurda. Dai, sta libero! Traversa! Non capisco, qui la difesa è in tilt, raga, è tipo la quinta volta che ristarto la partita. Non ne posso più, guarda, non vedo l'ora di vincerla e basta. Bello questo spazio. Vai Oscar. Però il gol della merda. Eccolo, non ci credo, Caparato. Però sulla ribattuta, finalmente. La sblocchiamo al 27esimo. Primo tiro della partita di Ansu Fati. Primo gol. Loro una traversa, però. Oh. Il karma esiste prima o poi. Qui però il gol della merda. Col numero 7, non so chi è. Riesce a fare un miracolo pazzesco, però sulla ribattuta, ma stava a terra, non poteva fare nulla. Anzi, fate di destro. Quindi 1-0. L'importante, ragazzi, è non subire gol. Anche se è una bella squadretta, il coso Lione. A difesa stanno messi bene. Gaia Bonucci. Vai, Saka, possiamo ripartire. Saka, scarica in mezzo per Boatu, si gira, guarda che riesce a parare, però è entrata. 2-0 quindi, proprio nei minuti di recupero. Dai, raga. Ragazzi, io non so che fare, purtroppo è un problema che si presenta, non è capitato solo a me. E non so come risolverlo, quindi forse mi devo ricomprare il gioco per forza. Comunque sia, avete visto la partita, la stavo vincendo 2-0, l'ho giocata anche altre volte, non era mai successo che stavo perdendo. Era tipo la quinta volta che la rigiocavo, ragazzi, quindi in casa ce la simuliamo. Un minimo d'autonomia dovrei avercelo per simulare le partite. Forse il problema si presenta solo quando gioco, non lo so. Comunque sia, la simulerò finché non vincerò 2-0 oppure 2 gol di vantaggio. 1-0 è troppo poco, vedete? Ma il fatto sta che devo perderci mezz'ora finché non viene proprio il risultato esatto di 2-0. Scusate, ma voglio fare cose realistiche. Poi potrebbe essere anche 2-1 o 3-0 o rimane 2-0, però teniamoci il 2-0.
Non voglio sconvolgere troppo le cose. Poi se è tipo 4-0, dopo le faccio troppo facile. Anche perché penso che ormai la stagione finisce qui. Cioè, dovrò simularle tutte. Perché se le gioco mi crasha FIFA. Sono rimaste poche partite, ok. Però a sto punto è a rischio anche la terza stagione, capite? Cioè, quello mi scoccia. Perché in caso dovessimo arrivare in Champions, quella era bella da giocare. Se no. 1-1, niente, non gliela faccio. A 0 è tipo la 70ª volta che sto cercando di simulare e vincere e purtroppo, ripeto, non me ne posso giocare, quindi al ritorno, se la perdiamo a prima botta la rigioco, perché in teoria abbiamo un gol che non ci hanno contato, però raga è impossibile, cioè scappano fuori tutti i risultati tranne che il 2-0, quindi veramente lo so, fa ridere come cosa, però che ci posso fare, tanto sono sicuro, è come vincere la lotteria, sarei potuto andare avanti altri 70 tentativi, non scappava il 2-0. Poi mo c'è questa contro il Benevento, la sarei andata a simulare a prescindere e dopo ci sarebbe il ritorno contro il Lione. Peccato che non me lo fa giocare, cioè mi crasha tutto se gioco. Quindi questa, ripeto, la saremmo andata a simulare a prescindere perché è col Benevento. E la vinciamo solo per 1-0, gol di Alexandro. Ho messo le riserve, almeno ci abbiamo le forze fresche per il ritorno, ma tanto, cioè, è brutto, lo simula e basta. Non capisco perché, raga, avrò perso veramente il tempo di una partita a forza di simulare finché non la vincevo. E ancora non mi ha crashato. Se vede che dipende, non lo so, dalle azioni che c'hai. Se vede che qui stiamo tranquilli, alla fine ci sono pochi frame, cioè tutto fermo. Che cazzo ne so, raga. Vedete, se giochi una partita già è più dinamico, quindi c'è più scorrimento, più tutto. È un bordello, non lo so. Dai, quindi. Il ritorno dei quarti lo sarà più bello, c'era più atmosfera a giocarlo e tutto, però raga, oh, è andata così, spero di risolvere, altrimenti alla fine. 1-1, zitti raga che l'andata era finita 1-0, giusto? Quindi in teoria vabbè, 2-0, quindi saremmo passati lo stesso, perfetto. Non è che voglio falsare tanto le cose, però ripeto per l'ennesima volta, purtroppo è un casino sta PlayStation, non so chi gli ha preso. Però avete visto, insomma, la vittoria è abbastanza meritata perché 2-0 sul campo, poteva essere anche di più, anche di meno, anche un 2-1, però la clip, insomma, l'ho salvata, almeno lì, ho detto fammela salvare visto come crash, infatti è crashato. E insomma, ve l'ho dimostrato che li abbiamo battuti. Adesso c'è questa contro l'Atalanta. I giocatori vabbè che sono stanchi, però che dite raga, a parte che dite, la gioco o no? Siamo usciti intanto contro il Benfica, c'è andata di culo perché, ripeto, de forte è rimasto giusto lo United. E non lo so, aspettate. Sì, United Betis, c'è andata di culo perché il Benfica diciamo è la squadra più scarsa tra le due. Ragazzi, ovviamente, senza che ve lo dico, ho provato a giocarla, niente. Mi crashava sempre il gioco, quindi se le simulo me lo fa fare. Mentre invece appena ne vado a giocare mi crasha tutto, mi dice dati danneggiati, non capisco perché, cioè se qualcuno di voi lo sa mi fareste un favore, ditemelo assolutamente come risolvere perché qui è a rischio tutto, non solo la carriera con l'Hellas ma proprio FIFA in generale, quindi il canale perché appunto non mi fa giocare partite, quindi non so se devo cambiare gioco o addirittura cambia play, capite bene, quello costa tanti soldi, sarà un casino, spero di no. Comunque sia, per oggi l'episodio ve lo carico lo stesso, ci simuliamo questa con l'Atalanta e poi semmai fatemi sapere se volete l'episodio successivo che sarà quello finale proprio in cui simuliamo tutto quanto fino all'ultima col Pescara, in caso la finale di Europa League visto che col Benfica dovrebbe essere facile. Purtroppo ragazzi questa non ci voleva perché stavamo andando veramente tanto bene, potevamo continuare il nostro cammino la prossima stagione in Champions. E invece il destino non ha voluto così. Intanto, se non ci sarà l'ultimo episodio, e questo sarà l'ultimo, vi ringrazio lo stesso per tutto il supporto che avete dato. Grazie veramente, non me l'aspettavo così tanto per una squadretta, insomma, neopromossa. Invece è andata benissimo, grazie veramente a tutti. Quindi
Quindi come ultima partita di oggi ci andiamo a giocare, a simulare, scusate, abitudine, questa contro l'Atalanta. 2-0, Ansu Fati e Oscar, perfetto. Quindi non lo so, se proprio volete, per curiosità, sapere dove arriviamo, se vinciamo l'Europa League, se arriviamo in Champions, perché qui siamo settimi, il quarto posto dista solo 7 punti, cioè alla fine ancora è fattibile, considerate che adesso c'è lo scontro contro il Torino, possiamo ancora giocarcelo. Magari non è la stessa cosa, però per curiosità, se simulo le partite, se vi può interessare, ditemelo. Quindi ragazzi, purtroppo mi dispiace, dispiace più a me che a voi, soprattutto se mi dà a comprare la Play che sta a 300 euro. Lasciate lo stesso un bel mi piace per compassione, non lo so, qualcosa. Commentate, scrivetemi assolutamente se sapete risolvere il problema. Dati danneggiati, mi crash il gioco. Ho cercato su internet dice che è un problema di download, ma a me me lo fa scaricare. Ho provato a disinstallarlo, ristallarlo, fa tutto. Niente, niente. Proprio è un problema dei CD, anche con i vecchi FIFA me lo fa. Ho scritto a Mike Shush. Ha detto che è successo anche a lui e non sa come risolverlo, quindi perché ormai no, mi risponde sempre su Instagram, vabbè, siamo quasi amici se vuoi dire. E quindi non lo so raga, se voi sapete, vi prego ditemelo che sto disperato. Iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video, perché fortuna qualcosa ho registrato. Bella!